io poi ho cercato di raccontare proprio la difficoltà in realtà di un uomo di 37 anni di essere maturo nella sua età come era un tempo, nel senso che a 35 anni, 36 anni, 37 anni uno dovrebbe avere già una considerazione diversa nei confronti della vita, cosa che oggi purtroppo non capita a certi ragazzi e quindi li ritrovi in una veste invece molto più adolescenziale delle stesse donne che crescono con una maturità diversa a 17-18 anni, quindi che si scambiano i ruoli, è stata un pochino questa la dimostrazione. Questo racconto nasce un pochino, il libro è stato scritto nel 2007 e all'inizio, nella prima parte di scrittura, ne avevo parlato proprio con Pivolo, mio padre, che era lo sceneggiatore poi della Moglie Matta. Il film è bellissimo con Ugo Tognazzi e Katherine Spack, per chi l'avesse visto e si ricorda, in bianco e nero di Luciano Salce, che è la storia proprio di un uomo, in quel caso sposato, che incontra Katherine Spack che aveva 16 anni, 17 anni, bellissima in quel film, e praticamente perde la testa per questa ragazza. Allora mi ero un pochino chiesto come poteva essere una storia che addirittura è stata raccontata nel bianco e nero di quei tempi, riportata oggi con altre caratteristiche. Io in realtà avevo scritto Tre metri sopra il cielo negli anni 90 e poi per una serie di ragioni, siccome nessuna casa editrice lo voleva, ho pubblicato questo libro con una casa editrice romana a spese mie. E in realtà il libro è uscito e aveva avuto un piccolo corso, soprattutto in una parte di Roma, perché era ambientato a Roma e quindi dei ragazzi cercandolo hanno iniziato a fare delle fotocopie che sono state trovate per caso da Riccardo Tozzi, produttore a Cattleya, che nel 2000 ha trovato questo libro in una copisteria mentre faceva le fotocopie e da lì ha deciso di fare un film, mi ha cercato sull'elenco, mi ha trovato, io pensavo all'inizio che fosse uno scherzo la telefonata che avevo trovato in segreteria, dicendo, sentendo questa voce, diceva che era uno dei soliti amici. Mi dice voglio fare un film da Tre metri sopra il cielo, dico sì, va bene. E invece era vero e quindi sono andato a chiacchierare con lui e la cosa particolare era che ho conosciuto proprio nei provini Riccardo Scamarcio per la felicità di alcune fanciulle che vedo qua, che ancora non era così famoso come poi è diventato con Tre metri sopra il cielo. Quindi più che una scelta mi sono trovato coinvolto improvvisamente in questo quasi un mulinello che ha piano piano generato questa incredibile attenzione su questa storia che io ho scritto ormai 16 anni fa, il 16 novembre di 16 anni fa, e avevo pubblicato con la casa editrice, si chiama Il Ventaglio. Penso che la mia missione, tra virgolette, non sia finita, mi piacerebbe continuare, mi piacerebbe migliorare, spero di tornare al Tuscia Film Fest con addirittura un prodotto sempre migliore proprio perché mi piacerebbe che questa platea potesse condividere con me il mio cammino e d'altronde ho un esempio come quello di mio padre che ha fatto 121 film di cui tantissimi grandi successi e ha lavorato in periodi così diversi della storia cinematografica da Totò a Tognazzi a dei film come Il Federale, La Voglia Matta, quindi a sicuramente dei livelli molto difficile da raggiungere e quindi è una sfida ancora più piacevolmente ambiziosa. Io mi piacerebbe sicuramente conoscere ancora di più Viterbo e sicuramente è un elemento che mi accompagnerà in quella che sarà la mia creatività, che come dalla missione che in qualche modo mi hai affidato, spero che migliorerà nel tenere presente anche questa splendida città. Bene, grazie Federico per Grazie. questa sera. Grazie a voi. Buona visione di Scusa, ma ti chiamo.